Buonasera ragazzi, eccomi, sono un po' in ritardo, però mi perdonerete perché non lo sono mai di solito. Ed eccoci qui con il ritorno della Versus perché mancava da un po' di tempo. Ciao a tutti, buonasera. Come state? Tutto bene? Allora, ho visto la resub di 31 mesi di Jerry. Ecco superati i 30 mesi. Che scrivere d'altro, se non che ci si rivede oggi e chissà per quanto ancora. Un grazie a Mister Liam e niente. Emoticon. Jerry, sei il primo re prima resub di 31 mesi. Caspita, madò quanti sono. Iniziamo a diventare vecchi come community. Sei un formaggio, non è proprio un formaggio. Dai, 31 mesi non c'è un formaggio stagionato 31 di solito, ma 32 magari. Io come sto? Bene, tutto ok, tutto a posto. Oggi abbiamo già fatto una live pomeridiana e sapete, se avete seguito, che hanno annunciato i nuovi titoli di Pokémon nel Pokémon Presents. E hanno dei nomi orribili. Cioè Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Cioè voi prendereste Scarlatto o Violetto? Io mi sa che prenderò Scarlatto solo per il nome. Cioè, immaginati fare una serie e come titolo metti Pokémon Violetto. Cioè, cos'è Violetto? Preferivo a sto punto Viola, punto. Bello Minecraft vs Chat. Lo so. Scarlatto, dai, Scarlatto secondo me. Cioè, anche il logo mi ispira già un po' di più. Però per il resto, no, diciamo che non sapevo cosa aspettarmi, però ci sta, quello che abbiamo visto ci sta. Regione spagnola, mondo aperto, grafica che ci conferma che Legende Arceus è praticamente una cazzo di demo che hanno voluto buttare fuori a prezzo pieno, perché è tipo... Lo stesso mondo, la stessa tecnica per fare il mondo, però senza le costruzioni e i dettagli. Ma vabbè, ormai è andata. Ti Grazie per i bits. faccio una Bene, sei battuta. noi. Come Sarà diventa il lieto. formaggio dopo un mese? Stagionato. Come deve diventare? Dedavic, oggi sono andato al ristorante, ho visto una tipa ordinare il cibo, fare una foto e poi andarsene senza mangiare nulla. Ciao Eren. Instagram ha fatto molto male alla gente. Sì, c'è effettivamente gente che non mangia Grazie neanche, per i cioè bits. ordina Bene, per sei fare la noi. Ne sarà foto. lieto. Purtroppo è una cosa reale. Essendo che hai vinto la Versus, farò il bravo. Ma io non ho vinto la Versus, dovete smettere di scrivere sta cosa. Ve l'ho già detto l'altra volta. Non è finita la Versus. Sei curioso? È curioso che sia il primo resub di 31 mesi, caspita. Eh sì, Jerry. Cioè, è la prima che vedo comunque. In live. Poi non so. Non è detto. Va bene. Ho riso la tua reazione dello spoiler. Figa, cioè, stavo guardando, pensando nella nona gen e mi hanno fatto lo spoiler della vita di Legenda Arceus che io non ho mai finito. Quindi, cioè. Grazie. Hanno praticamente spoilerato i leggendari del gioco. Che era forse il motivo che mi avrebbe spinto a riprenderlo e finirlo. Bello. E anche Matteo con i 31 e la livello 3. Oggi versus me la godrò mentre buildo sul server. Sì, oggi facciamo una versus un po' particolare. Perché abbiamo delle questioni irrisolte che vorrei risolvere. E quindi oggi ce ne occupiamo. Dato che in giro ci sono dei Wither. E diciamo che l'obiettivo sarà sconfiggere almeno un Wither boss. Non dispiacerebbe farli fuori tutti. Però, con calma, poter dire di aver sconfitto il Wither boss sarebbe figo. Questo è quanto. Visto che il drago l'abbia già fatto. Tommy, 25 mesi. Com'è che ne pensi? Immagino cos'è, che ne pensi, di mettere nella texture Elytra come sistema di movimento 3D. Ci avevo provato, non c'era stato modo di implementarle. Stasera ho mangiato l'udon per la prima volta. Buono. Ci sta, ci sta.
Eren, hai visto i primi leggendari liccati di Pokémon Scarlatto? Leggendari liccati. Non ho visto niente io. Ma saranno stati dei fake, dai, mi sembra un po' random che così escano ora i leggendari liccati, cioè mi sembra un po' esagerato. Vabbè. Poi non mai dire mai. Allora, gente, noi possiamo anche cominciare. Vi ho detto cosa facciamo oggi? Questi sono i nostri top donator. Non so oggi chi si metterà su questo posto per fare simmetria, visto che prevedo una live abbastanza tranquilla. Però, boh, chiunque sia il top donator verrà messo. Cerchiamo di fare questo wither, cerchiamo di pulire più mob possibili. E più tardi magari ci facciamo una partitella a Fortnite. Nel mentre noterete che sotto c'è ancora l'obiettivo per il nuovo evento che abbiamo iniziato ieri sera. Quindi per scoprire quale sarà il prossimo evento che faremo. Resta attivo, pian piano si completa. Solita storia. Quindi detto questo, time set, game mode. Reload e start. Siamo attivi. Gli eventi sono attivi. No, l'ho fatto vedere, giusto? Come funziona la serie, per chi non lo sa, non è questo. Ops. Ho detto di no. Questi sono gli eventi della serie. Le sub, le donazioni, i bits, le sub regalate attivano eventi nel mio mondo, come lo spawn di mob o di oggetti. E se volete vederli sono nei comandi punto esclamativo VS1 e punto esclamativo VS2, dove c'è anche il link di questa immagine. Allora, eravamo rimasti con la sconfitta del drago in tasca. L'inventario è un po' strano, cioè è tutto storto, non so bene perché. E mi serviva di fare altre ceste, così magari portiamo tutto per bene nella casetta. E poi ci organizziamo e cerchiamo di farci un inventario per sfidare il Wither, come vi stavo dicendo. Grazie Penguin per i 7 mesi. Cioè, spero di portarti qualcosa di buono. Comunque, perché non usi uno degli scatolotti delle capre come bunker? Non credo che potrà mai succedere che ci serva un bunker del genere. Cioè, penso che il pericolo della bomba H sia già stato scongiurato. Sono entrato in live e ho letto minimo 3 cose che mi hanno confuso. Ottimo, Petranius. Che cosa? Elytra le hai già? Abbiamo, credo di sì, un paio di Elytra da qualche parte. Ecco qua. Ma tu ce la farai, lasciali lì dove stanno. Ma no, cos'è che è scritto? Maku? Non ho capito l'ore, che cazzo è scritto? Ah, qua giustamente era esploso tutto, quindi partiamo bene. Facciamo un attimo una sistemata provvisoria, tanto in questo momento non ci interessa l'estetica. Scarichiamo le cose che non ci servono, direi. Allora, che cosa possiamo utilizzare per battere il Wither? Sono gli artwork originali dei leggendari, degli starter. Con le rispettive evoluzioni. Ah, ok, Daniel, sono sicuramente fake. Non penso proprio che escano ora i leak. Che cosa possiamo usare per il Wither? Io andrei senza armi e armature, certo, mi sembra perfettamente logico. Dovrei avere un po' di cose nelle Ender Chest. Allora, questi intanto li mettiamo a posto.
Armature non sono proprio top, però io non ho neanche l'enchanting table. A meno che non l'abbia lasciata dall'altra parte. O forse c'è nella cantina. Dovremmo andare alla cantina a vedere. Traduco, ma chi te lo fa fare di battere il Wither e lasciali dove stanno? Ma ragazzi, è per la gloria, cioè devo fare il Wither boss. È ovvio che devo farlo. Allora, qui non c'è più nessun enchanting table. Questi ci servono, andiamo a vedere nella zona della cantina. Buonasera, Davide. Cosa vuol dire è Minecraft.net, Marcus? Che domanda è? Schiaccia e usa le incudini come quando lo uccide nella tua survival. Non so se riusciamo a farlo. Minecraft vs chat, sì, Marcus, esatto. Allora, se non ricordo male, e probabilmente ricordo male, dovrei avere la zona enchant. Non mi ricordo se nella schematica della cantina avevo compreso anche la zona enchant, perché appunto mi servirebbe, quindi andiamo a vedere. I mod già in azione, sì, i nuovi mod stanno già in chat a fare cose. Io nella mia serie vanilla ho ucciso il Wither morendo 5 volte. Se sei ben preparato, lo uccidi senza morire. Quindi puntiamo a non fare morti oggi, possibilmente. Allora, momento della verità. Grazie, Tora! Grazie per la mela dorata. L'abbiamo. Allora, qua non sono sicuro di mettergli qualcosa. Forse tipo knockback e looting, perché no? Però sicuramente le armature con delle belle protezioni tattiche. Thorns, bello, mi piace. Unbreaking 3. Protection 3. Fire protection. Metti questo. Allora. Protezione 3, Unbreaking, Death Strider, Unbreaking, Respiration, Protection, Thorns. Poteva andare peggio. Poke Valley, grazie per i 2 mesi, bentornato. Va bene, poi. Sì, non è. Potevo portarmi un altro piccone, però, effettivamente. Va bene anche così. Infinity, ottimo. Incantamenti fatti. Direi che questo primo passo è andato molto bene. Leggiamo cosa ha scritto Tora intanto. Dai, una mano per l'impresa, grazie Tora. Anche se dovrei avere altre mele d'oro. Adesso non mi ricordo se avevo trafugato delle mele d'oro. Però potrebbe essere che le ho. Ce la possiamo fare. Allora, signori scheletri, state fermi. Per cortesia. Forse servirà una scala prima o poi qua. E ancora non so cos'è sto rumore. Non so perché ci siano dei pistoni che rompono. Cosa sono questi mega upgrade? Che cosa? Di che cosa stai parlando? Io per il Wither consiglio almeno il corsaletto in netherite. Guarda, ai miei tempi non c'era la netherite e si faceva lo stesso, quindi non è un problema. Quello che invece ci potrebbe servire. Allora, intanto, per quanto sia un rischio, voglio prendermi un Ender Chest e portarla via. Allora, Masterdon mod, ai miei tempi, ero in vicino alla pensione. Master, ora imparerai che cosa vuol dire essere timeoutati per la prima volta. Sei pronto a ricevere il tuo primo timeout? Sei proprio pronto a subire questo onore? Qua abbiamo sì il touch, quindi easy. Se chiedi e implori scusa in ginocchio in chat, potrei anche risparmiarti il timeout. Iori l'ha scritto prima, infatti Iori la facciamo sparire subito, guarda. A posto.
Farfi riscatta lo scam. Giustamente. Si può essere timeoutati da mod. Guarda, chiedilo a Iori, vediamo se ti risponde. Perché mi sa che per 10 minuti non ti potrà rispondere. Ho questa vaga sensazione. Dark. Purtroppo è così. Se volete smutare Iori, 88 sub, signor Dark, ovviamente. Posso commettere qualcosa che qualcuno ne farà spawnare un altro mentre lo combatte? Scommettere qualcosa? Ok, scommettere. Sareste delle merde, però potrebbe accadere. Vedi che avevo altre mele d'oro. E io dovrei avere anche delle mele OP, però. Allora. Ci servirà uno scudo. E ce l'ho già. Easy. Ma ce l'avevo già in mano, santo cielo. Delle torce. Carbone, sì, vabbè, facciamo giusto un altro po'. I lapis si possono lasciare. Cibo ne abbiamo. E qua c'è tutto. C'è la Norimitsu. E mi sa che è arrivato il momento di scomodare la Norimitsu. Piccone di diamante possiamo tenerlo. E un bel totem io me lo prenderei. Le pozioni non le ho. Però, ragazzi, dovremmo avere le mele OP da qualche parte. Perché io le avevo accumulate. E tecnicamente, andiamo a vedere. Dovrebbero esserci. Una domanda, come mai la vecchia Pixelmon si è interrotta? È cominciato quella con l'occhio. Per i risultati scarsi. E anche questa qui non sta venendo amata troppo dal pubblico. Cioè la Pixelmon in generale non viene più seguita come una volta. Stai usando la tua mod? La resource pack sto usando. Sai che le mele sono nella shulker dentro l'end chest. Credo che invece siano in una cesta a parte. Adesso andiamo a vedere. Portarla su Twitch. Una Pixelmon su Twitch si potrebbe anche fare. Avevo provato, anzi, avevamo fatto. Era una Pixelmon versus chat, peraltro. Però non. Anche quella non andò benissimo. Non so, c'era un po' di avversione per i Pokémon da parte di alcuni. Quindi raggiungiamo l'area. Mi smuti e rimetti i poteri. Ma chi è che King? Cos'è, un secondo account di Iori? Ma lol? Io non ti metto nessun potere. Al massimo ti fai la sub da sto account e ne parliamo. Se vuoi i poteri. Anche metto i poteri a degli account spuntati a caso. Ma guarda te. Ho sbagliato a scrivere chat nel titolo. Posto, fissato, fissato. Sì, guarda, puoi bannarla. No, guarda, facciamo così, la muto. Ecco. Effettivamente ha evaso un mute, quindi potrebbe essere da bannare. Però questo forse non lo facciamo, dai, è un po' troppo. A me piaceva la Jurassic Craft, ma penso non la aggiornino da tempo. Che quella io non l'ho mai portata, peraltro, in realtà. Silvi, grazie per i 22 mesi. Povera, è subito, vabbè. Ma chi è che ha bannato? Smerald ha rimosso il ban. Ma che cazzo avete fatto? Ma io non lo so. Allora, sto cercando di raggiungere la zona centrale del mondo, per chi lo sta chiedendo. Dove ho la mia casa volante iniziale e dove ho conservato una chest con dentro alcune cose utili. Quindi l'idea di prendere queste cose e andare a cercare i Wither.
Smerald dice mi fa pena. Facciamo così, Smerald. Visto che continui a togliere le mie moderazioni, Smerald time outato. A posto. Ora abbiamo perso due moderatori. Tanto siamo. Ne ho 12. Che cazzo me ne frega. LOL. Il leader dov'è? Davide. No, non metterne. Avevi già dato tu. Calmi. Adesso lo andiamo a trovare il leader. Però piano si ritorna a 9. Sì, l'obiettivo adesso è ammoddare tutti per tornare 9. Nuovo contest per i due moderatori, esatto. Perché non provi a fare una serie pixel in cui sfida un episodio di uno youtuber diverso con quel minigioco di tech? Perché non sarebbe una serie. Cosa c'entra? È già battuto il drago, l'abbiamo fatto la scorsa volta. Ora sono perfettamente 10, perfetto. Direi a posto così. Allora, la casa era qui da qualche parte. Dove cazzo sta? Cioè, è possibile che... No, ok, non l'ho persa, quella lì. Ci siamo quasi. 9 non c'è la perfezione. Hai ragione, ragazzi e ragazze. La simmetria. Avete notato che ora ho un team mod simmetrico. Sono 6 ragazze e 6 ragazzi. Cioè... Perfetto. Senza Smeral i suoi pali sarebbe una noia. Ma in realtà, co come li ho creati io i pali di Smerald, come ho ideato questa cazzata, la posso anche distruggere e crearne una nuova. Mi spiace Smerald, questa è la dura verità. Allora, ci prendiamo questo cibo di riserva. La mela OP ce l'abbiamo. Questo carbone non l'avevo craftato. Vabbè. E in realtà. Smite 1, ne facciamo meno. Abbiamo tutto l'occorrente. Per sfidare il nostro Wither, lo dobbiamo cercare. Ed era qui sotto. Andiamo a vedere. Se schiaccio su anniversario abbonamento mi toglie i soldi. Cosa vuol dire, Drust? Cos'è anniversario abbonamento? Le cose dei mod simmetrici l'ho notata poco prima di andare a dormire. Ho sorriso. Tipo una lacrima ha solcato il tuo viso. E ti sei addormentato sereno finalmente. Eccolo. Il Wither di Dario. Questo Wither è stato spawnato nei primi episodi della serie. Ed è rimasto lì dormiente in attesa del mio arrivo. Ora, io avevo fatto tutto un tunnel da questa parte, perché stavo cercando il diamante in quell'episodio, ma una certa Dario, simpaticissimo, ha detto no, adesso io ti metto il Wither, vaffanculo, e ti arrangi. Allora, fai così. Questo direi via e restiamo con queste. Proviamo a cercarlo. Signor Fallout, da dove è spuntato? Non ne ho idea, però occhio. Lo sento molto vicino, ma non capisco a che altezza è. Di solito i Wither tendono ad abbassarsi. Porosuke, bentornato. Stanno ritornando tutti i miei cani di colpo. Chi sia di qua? Dove cazzo è sto Wither? Mo' l'ho sentito da questa parte. Non capisco.
Mi dai idea di essere qui sopra? Vediamo. Grazie Samops, benvenuto. Grazie Granu. 4 mesi. Oggi ho controllato, tra 4 giorni la gag del seme di grano finirà e tornerò finalmente Giangi. Beh, direi ottima cosa. Si spera nel creeper, e invece niente creeper. Oggi seratina tranquilla che abbiamo già i nostri mob da punire. Dove cazzo è? Allora, c'è una soluzione. Opzioni, accessibilità, sottotitoli. Una mega grotta sarà qui in giro il nostro wither. Secondo me è qua da qualche parte. Ma dove cazzo stai? Non si vede niente poi, ma è incredibile. È da questa parte? Raga, io non ci sto capendo un cazzo. Dite che è qua da qualche parte. Da dove si è ficcato? Sopra. O sotto. Dove cazzo è il Wither? Sarà sotto? Lo sento più vicino. Sta sparando. È per forza sotto, dai. Ok, è vicinissimo ora. Esperienza. Ho visto dell'esperienza, vuol dire che ha appena ucciso. Ma dai, dove cazzo è? È per forza qua. No, raga, allora.
Che sia ancora più sotto. Può essere. I cani potrebbero fare una brutta fine, ma almeno mi aiutassero a trovare sto wither di merda. Lo sento vicinissimo. Non ho mai avuto così tanta difficoltà. Oh, Madonna Santa Tora! L'infarto, cazzo. Ho killato due cani. Grazie, Tora. Grazie. Gentilissimo, i miei cani ti ringraziano un sacco. Allora, Tora scrive: visto che non trovi il boss, intanto ti diverti con gli sgherri. Ecco. E con i cani. No, raga, no, 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 cioè, non è possibile, cazzo. F3H, no, non F3H, com'è? F3B. Linked box, vediamo così. Ma è la grotta di prima questa, la grotta di prima. Panda, grazie per i 15 mesi. No, raga, io, no, vi giuro, non ce la faccio, non lo trovo, non capisco. Qua chi c'è? Scheletro. Sei qua? Drop. Drop ovunque. È qua in giro. Eccolo! Trovato, trovato. Fermi, fermi, fermi. Ok. Ci siamo. Ci siamo. E vaffanculo, però non puoi attaccarmi tu, mo. Ha messo l'acqua. Che cazzo sto facendo? Okay. Grazie per i bit. Ma no, master! Ma per piacere! Madonna, Iori, ma siete delle merde. Ma che mod ho preso? Ma perché ho preso i mod che mi fanno queste cose? Santo cielo, un attimo, ragazzi. Ci ho messo 3 ore a trovarli. A trovarlo. Cioè, che cazzo? Anche Zalka, Shadow, grazie del supporto ovviamente, però un po' meno supporto certe volte. Fammi illuminare che non sto facendo un cazzo. Ok, eccolo lì il bastardo. Grazie per i bit. Porco il mondo, master, ti giuro adesso ti faccio un time out e ti levo così non fai più i bits, cioè. Ma santo cielo, ma ragazzi, ma posso combattere un attimo? Madonna, oh. Dai che mi finisce la Melo P. Merda, 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 merda. Via, 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 via. Non così vicino. Dario, non così vicino. Un po' meno, Dario. Dove sei, Dario? Porca storia. Quanto mai ho messo sta cosa, quanto mai. Ma pure, ma avete fatto anche la combo. Ma che succede, ragazzi? Ma allora,
Mi è finita la mela qui, mannaggia voi. Cioè adesso, allora, mi fermo 5 minuti, vi lascio sfogare e poi basta, e poi andiamo avanti. Ma non lo so, cioè, cosa devo fare qua? Dai. Aspettiamo. Divertitevi, dai, divertitevi e poi riprendo più tardi. Cioè, leggiamo queste donazioni. Voglio essere solidale con i nuovi mod e mettere un po' di pepe. Mescolare per una miscela mortale, scrive Shadow. Allora, Zalka. Time out, via. Poi, Master. Time out. Ecco. E è stato il primo, è stato fatto. E anche lui se ne va. Dai, figa l'arco. Non li leggo neanche i messaggi. Guarda cosa mi hanno portato. Adesso dobbiamo andarcene e prenderci un altro arco perché non posso più fightare. Questo si è pure messo nell'acqua, cioè, grazie. Grazie per... No, dai, raga, porca troia, però. Che palle che siete. Ma no, avete fatto un cazzo finora. Non avete fatto niente. E poi arrivo qui e rompete i coglioni. Non mi bannerai a me? Time out a Dedavik. Via Dedavik. Diamoci. Ma non qui, non qui. Non vedo un cazzo, peraltro, ottimo. Via, ce ne andiamo. Perché non giochi nel tuo mondo principale? Perché è un'altra serie. Hai mai visto il video degli Anub Channel? Che c'entra gli Anub Channel? Perché? Perché? Che c'entra? Comunque no. Questa community è... No, non leggo. Ti avevo detto che mi sento così tanto impotente davanti a un pro builder. Tanto che quando sono entrato per la prima volta nel server mi sono sentito inutile. Ma dai, che esagerato, dai. Nel mondo 2 è tutto all'inizio, puoi giocare lì e non sentirti assolutamente a disagio. Poi se ti vuoi allenare e diventare più bravo, giusto, fai benissimo se vuoi. Quanti mod restano? Troppi. Ancora troppi. No, dai, cazzo. Cioè, va bene tutto, ma non moriamo con la ghiaia, possibilmente. Comunque, detto questo, potrei anche scegliere di andare su un altro Wither a sto punto, perché... magari ne troviamo uno che non sta sottoterra, un po' più comodo. Grazie per i bits, Eren Senpai. Buonasera, Roma, salve. Allora, possiamo togliere anche questi, che sennò ci danno fastidio e basta. E potremmo togliere anche questi, che sono un po' ingombranti. E Tora è così.
All'improvviso tradimento. Nel silenzio generale. Che verso fa un piccolo pulcino? Microchip, microchip. Porca troia. Marco, non ho parole, guarda, non sono esterefatto. Non so che dire. A me è ancora rimasto il messaggio di Savio di 17 mesi, che ho già mandato. Non vorrei se mi buggasse i futuri 18. Ma... ma penso, dai, mandalo se devi mandarlo. Ci mancava questo, eh. La pazienza, la pazienza. Ora... appena apro bocca casino. Grazie Dennis, ma non dovevi, ma tranquillo. Ma tranquillo Dennis. Questi spaventi tattici. Stavo dicendo, io ho perso il conto di quanti mod ho moddato stasera, quindi non so a che punto siamo. Potreste... un moderatore che sia ancora moderatore. Non è che può indicarmi i nomi di quelli ammoddati così che risolviamo. Ayori, tu non me ne frega un cazzo, rimani così. Dico gli altri. No, però dai, ma perché ci deve essere l'acqua ovunque, cazzo? Allora, Iori, Zalka, Smerald e Master hanno moddato. Va bene. Allora. Mod Zalka e Knaka. Ah, Zalka è bannata da questo canale. Che palle, minchia. Vabbè, niente, non vi rimetterò mai più. Ma non lo so io, che sbatta. Com'è bannata poi? Ma io avevo solamente mutato. Perché che ha bannato Zalka? Ma perché avete bannato Zalka? A meno che non sia il timeout che è ancora in corso. E appunto, addirittura, che esagerati che siete, madonna. Si è buggato. Non hai letto le donazioni? Arrivo Tora. Un attimo. Un attimo, please. Allora, donazioni. Tora, poveri mod, manca solo Neko la lista. Per ora Neko è innocente, quindi gli diamo il beneficio del dubbio. Allora, risolviamo questo casino. Slash user Mastodon. Mastodon ha ancora una sospensione di 10 minuti. Tolta. Lo moddiamo. E Mastodon è a posto. Poi Smerald. Smerald non è mutato. Gli mettiamo il mod e siamo a posto. Zalka, gli togliamo la sospensione. Mod Zalka, Iknaka. E siamo a posto. Dovremmo essere a posto. Molto bene. Adesso che abbiamo fatto questa riappacificazione,
Possiamo andare avanti. Possiamo sistemare il nostro schifosissimo inventario di merda e andare avanti. Allora, qua ragazzi dovete anche voi operare una scelta. O mi lasciate combattere o non ne veniamo a capo. Io lo faccio per il content. Ricordatevi qua. Tora, perché? Tora, perché hai fatto sta cosa? Grazie Tora per la bedrock. Gentilissimo, ma che bella. E Block, livello 3, 7 mesi col gatto. 7 mesi in questa community. Siccome ieri Twitch ha deciso che non mi abbonavo, facciamo finta che sia ieri sera e non si sappia chi siano i tre mod. Buona fortuna ai tre candidati, che vinca il migliore. Grazie, Block. Oppure che vinca il peggiore, se sono tutti peggiori, ad esempio. Adesso non sto dicendo che sono dei cattivi mod. Però potrebbe anche essere. Qua togliamo tutto, lasciamo giusto dei blocchi che non si sa mai. Questo mettiamo qua. No, riassorbito, ma porca troia. Andiamo. Andiamo. Il gatto adesso resta libero. La discesa dovrebbe portarci direttamente in zona Wither. Quindi se tutto va bene, siamo lì. Direi che è tornato. Aspetta, nel dubbio, sospendi ancora 10 minuti. Oh, a posto. Avevo fatto un airdrop, non la bedrock. Ah, hai fatto l'airdrop e ti è scesa la bedrock dall'airdrop. Ma che culo. Che bello. Voglio farmi perdonare per gli infarti. Poi sarò bravo, forse. Che culo, ma mi piace quando il karma è così positivo. Grazie, Tora, grazie. Lo sai che Iori gioca a San Andrea? Ok. No, non lo sapevo. Stai dicendo che ora il Wither si è fatto un giretto di sopra? Dai, dove cazzo è andato, ma... Che palle. Sei qua? Signor Wither invisibile, dove stai? Ha fatto esplodere delle cose. Quello che cos'è? Boh. Dona un soldo al tuo Twitcher, o valle Dark? Dark? Ma che cazzo? Signor Dark! Uso i miei ultimi fondi per aiutarti. Mi sono rimasti 3 euro. Madonna, Dark, ma non dovevi. Grazie mille. Dark ci ha dato l'admin mod. Con il banhammer per shottare il Wither. E la mela OP. E resistenza. È che non ho il Wither, Dark. Non so dove sia. Madonna, Dark. Dark di che diventa ufficialmente Santo Dark. Dopo questo ennesimo atto di bontà incredibile. Allora, aspetta. Bisogna capire dov'è lo stronzo. Il maledetto.
sia qua. Dona un soldo al tuo Twitcher, o valle abbondante. Oh oh oh. Dario, grazie per i 16 mesi, Dario. Io stavo combattendo contro di te. Ti ricordi il tuo Wither? Hai presente il tuo Wither, il primo che è spawnato? Volevo onorare il fatto che avessi spawnato un Wither combattendolo, però non grazie mi lasciano fare. Eren senpai, ne sarà lieto. Eren, metti il martellozzo nell'Ender Chest. Hai ragione. Non mi hanno lasciato fare. Te. No, Alexand! È crashato il gioco! Che cazzo succede? È crashato il gioco! È uscito il Warden e mi è crashato il cazzo di gioco! Ma basta! Ma che è stasera? Ma porca troia! Alexian, grazie ai 5 mesi. Nessuno legge mai la I nel mio nickname. Ah, perché avevo letto due L. Alexand. E tutti credono che mi chiami Alex, ma Alexand è l'anagramma di Daniele insieme a una X. Ed è uscito un videogioco. Non lo sapevo. Bello. Dai, che palle. Zalka, segno di pace, accettalo, please. Zalka, non ti mando a fanculo perché siamo in live. Ma potrei farlo. Grazie per i bits, Eren Senpai, ne sarà lieto. Dark, 400 bits. Dark, non sono nel mondo. Occhio, perché che fai? Perché questi bits? Volevi fare un evento? Mi è crashato il gioco. È un attimo un problema. Io adesso ho paura di entrare, perché lì c'è un Warden, tecnicamente. Si entra e si corre. Corri, 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 corri! 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 Corri, corri, cazzo! Corri via! Allora, intanto, Daniel, io adesso ti muto. Se scrivi un'altra cazzata, ti giuro che verrai bannato perma. Te lo giuro, ok? Smettila. Va bene l'ironia, però capisci anche te quando fermarti. Puttana, no, 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 no. Ok, stai lì. Non devi venire da me. Fermo. Fermo lì. Immobile. Fermo. Fermo. Addio. Addio. Fanculo. Ah, giusto. Fanculo. Dove siamo? Boh. Accessibilità, via. Oh, boh, non lo so dove siamo. Che palle. Facciamo così. Grazie per i bits. Ma Dark, ma come ricordati di me? Perché c'è una tua bedrock qua a caso? Perché Dark? Grazie per i 1000 bits. Di nuovo. Vabbè, è qua, ecco, Eren Jaeger, quello vero, tu sarai colui
che guarderà la bedrock. Vieni qua. Fermo. No, non ti volevo dare la carne, ci mancherebbe. Tu sarai ufficialmente il guardiano della bedrock. Quindi non dico che ti abbandono, ma resterai qui a guardare la bedrock e a ricordarti di Dark. Stavo dicendo che devo andare di qua. Sì, devo andare di qua. Adesso tutti ricorderanno quella bedrock messa a caso, ma come giusto che sia. Stasera niente storiella? Che storiella vi posso raccontare oggi? Datemi un argomento e vi sarà raccontata. Arriviamo a 69 sub per la storiella di... Boh. Qualche gossip. Ma in realtà non saprei. Gossip sui mod, su nuovi mod? Magari? Prima che entrassero i nuovi mod, abbiamo sparlato un sacco di loro nel gruppo mod. E in particolar modo vi posso dire che una moderatrice, che adesso non ha il ruolo, quindi non stiamo a dire chi è, in particolar modo era molto contraria all'ingresso di questi tre nuovi mod. Sì. Era un po' di gelosia, forse, sai, tipo, ah, ma sono io. Io sono famosa, quindi non puoi mettere nuovi mod che poi mi dimenticano. Cheat. E ho detto, vabbè, però sono io lo streamer. Scusa, sono io quello famoso. Te, che cazzo se ne frega? E poi abbiamo messo i nuovi mod. È andata così. Qualche ship sui mod. Allora, la mia ship preferita di mod è la Smerald War, che è Leo e Smerald. Zalkai Master? Non lo so, Zalkai Master. La Zalkadon, possiamo dire. Una Zalkadon. Ma non penso sia il caso. L'unica ship che appunto per cui faccio il tifo è la Smerald War. Questa è la verità. Eren Stream Elements non credo possa funzionare, ti dico la verità. Lucky e Davide. Mi dissocio perché Lucky di solito è il nome di un cane. Il mio cane si chiamava Lucky, ad esempio, Davide, quindi non so cosa tu ci voglia dire. Io non ho letto il messaggio di Master in tutto ciò. Vediamo cosa aveva scritto. Niente. Ok, bello. Ora non mancano due sedie dei mod. Verranno messe? Tranquilli. Allora, io sto cercando di tornare verso 00. Solo che, sai com'è, ci sono 8000 montagne di mezzo. Non è proprio semplicissimo. Ora superiamo questa e speriamo che sia un po' più liscio il terreno. I mod ora sono 12, non sono più 10.
Oggi mi sento triste senza i miei poteri. Dai, ragazzi, ha ragione. Io direi 69 sub nell'obiettivo per i poteri di nuovo a Iori. Non c'era bisogno di scrivere qualcosa nella donazione. Il messaggio è arrivato lo stesso. Effettivamente, è vero. Quando esce un nuovo episodio della Pixelmon? Non lo so. Grazie per i bits, Eren Questa Senpai, ne sarà settimana lieto. ho fatto lo stretto necessario e poi il tempo che mi avanzava l'ho dedicato a Elden Ring. Buonasera, Igor. Grazie per i bits. No, Roma. No, si gode! Cazzo, si gode. È vero, scusate, è Roma. È impossibile che Roma mi uccida. Roma. LOL. Igor, attenzione, Igor droppa 20 sub. E c'è già il Warden, io scappo tantissimo. Grazie, Igor. Si scappa, si scappa. Continuiamo a scappare. Abbiamo beccato una sub a un certo youtuber. Ho intravisto un certo youtuber tra i sub donati. Comunque, benvenuti a tutti. Adesso, appena finiscono, vi saluto perché sto scappando per eventuali creeper. Vorrei sopravvivere se possibile. Intanto, un po' di minerali. Eccolo. Ho sentito. Basta. Oh, finito. Allora, Igor, grazie mille. Diamo il benvenuto a, o il bentornato a, Sorre. Tanto togliamo qui. Sorre, Guz, Aoso Magico, It's Mirku, Endernova, Noabussi, Irnei, Fede Harley Quinn, It's Freddy, Kirozu, Non sono Locchino. Attenzione. Giulia, Yuka's Bazooka, Alex, Steel, Alemu, Edoardo, Pai De Lang, X Sclera e Goius. Benvenuti a tutti. Ragazzi, vi invito ad entrare, se volete, nel gruppo Telegram. Punto esclamativo Telegram. Ve lo mando in chat. Per entrare nel gruppo Telegram e se volete entrare nel server, potete farlo con punto esclamativo. Server, vi arriva l'IP in privato e vi godete un po' di server. Sto sbagliando strada, devo andare di qua. Giusto? No. Di qua. Quindi stavo sbagliando direzione. Bene, cazzo. E adesso gli do i poteri. Va bene, che palle, ragazzi. L'avevo detto per scherzare. Lo so che siamo arrivati a 69, purtroppo. Dai. Dov'è? Com'è che si chiama ogni volta sto nome complicato? Fatti vedere in chat. Ecco. Slash mod. A posto. Contenti? Se una persona era sub ed era in una città nel server, dopo mesi può tornare e le sue cose sono andate perse, deve ricominciare? Beh, forse quella città ti potrebbe dare una mano, no? Cerchiamo di trovare le soluzioni prima di fasciarci la testa. Sempre più pericoloso di Roma, comunque, questo creeper. LOL. A proposito, Roma, che cosa hai scritto nel messaggio dove volevi killarmi? Vediamo. Era da tanto che non donavo. Che non donavi il water drop. È incredibile come mi scatti un interruttore per il quale devo sopravvivere a quelli di Roma. Proprio ai suoi devo sopravvivere.
Gli altri dipende. Roma non si infama? Oh no, è tornato Dedavic. Lo devo mutare ancora, mi sa. Roma, bomba H. Roma che dice no, adesso mi prendo la kill definitivamente. Igor, grazie ancora. Altre due sub regalate. E Creeper? No. Sì, Creeper, scappa, scappa, scappa. Rub e Stenko. Grazie, Igor. Stenko, ti vedo un po' stanco, quindi... Ecco, uccidiamo. E siamo a posto così. Ragazzi, intanto stiamo riempiendo l'obiettivo sub per il nuovo evento. Io vi ricordo che appena verrà completato, non so quando, ma cioè appena sarà completo, vi svelerò quale sarà il prossimo evento che faremo in community dopo il concorso mod. Frankatzer, grazie di 2 mesi, bentornato anche a te. Fai allenare nuovi mod su Dedavic. Potrei farlo. Perché no? Dario, aspettami, ora tornerò da te. Ci siamo quasi, Dario. Ci siamo quasi. È il momento di andare dal cazzo di Wither. Un'altra volta. I nuovi mod sanno già quale sarà il prossimo evento? Nessuno lo sa, lo so solo io. Se dovessi fare delle battute sul nostro nome, quali sarebbero? Sul nome Simone? Delle battute su Simone? Non c'è molto da... Non c'è molto meme. Alle elementari, quando ci si prendeva in giro, mi dicevano al massimo Simone Limone. E io, ah, ok, va bene. Ah, che dispiacere incredibile. I nostri nomi su Twitch. Ah, beh, tu ti chiami nome e cognome, quindi non lo so. Non è che c'è molto da memare. Pietro torna indietro, è un classico. Anche con me facevano questa battuta. Ridevo, ma poi ci restavo male. Madonna, che permalosa. Io all'elementare con il cognome Minuti non mi andava molto bene. Diciamo che appena entravi in classe avevi i minuti contati. Igor, regala la sub a Endgame. Grazie Igor. Ora hai 808 sub. Le 808 non sono tipo i kick nelle batterie della trap o qualcosa così. È un tipo di batteria che usano nelle basi, se non ricordo male. Reggo questi escrementi così se mi fanno lo scherzone di cancellarmi l'oggetto, ci sono questi in mano e non mi interessa. Allora. Modalità, rintraccia il Wither. Attiviamo tutto il possibile. Che cos'è? Un run. Lì vedo un drop. La direzione è questa. Cazzo! Che ansia! Perché c'è sto buco? Grazie per i bits. Dai, Se zii! vuoi, ne Se sarei ancora non lieto. te l'avessi detto, ho mantenuto la mia promessa. Ho ordinato una shulker di Aiko in totale. Oh, madonna. Oh, madonna. Devo fare davvero tutti sti Aiko?
Va bene, saranno fatti. Piango, ma saranno fatti. Sarà andato di nuovo sotto, immagino, il Wither. Da questa parte. Non lo sento più. No, dove stai? Dove sei? Basta questa tortura. Ti prego, Wither, ti prego, fatti trovare. Possibile che sia salito? Lo sento più vicino ora. E sono tornato al punto di partenza, quindi effettivamente credo che sia salito. Eh sì, guarda, si è incastrato nella corrente d'acqua, sicuro. Eccolo! Eccolo, ok. Vattene tu. Ci ha provato, giuro che ho miscliccato. Mi sa che hai miscliccato, sì, perché guarda qua. Cazzo, ce l'abbiamo fatta, Dedavik. Mi sa che hai miscliccato davvero. Peccato, Dedavik. Dai, ci hai provato, però... troppo forte, cosa ti devo dire? Sì, BL triggered, vai, vai. E uno è andato. Yes. Ce l'abbiamo fatta, cazzo. Ce lo siamo levati dalle palle. Adesso bisogna risalire di nuovo e pensare agli altri Wither. Noi il Wither lo abbiamo già fatto. Oh mio Dio. Igor ne droppa 5 ad Angelo, Gheddafi, Ai, Sergix e Lady Aislinn. Grazie Igor, di nuovo, grazie mille. E rip le 808, effettivamente, però va bene così. Ah, ma siamo fuori. Ma easy, allora. Road to 200? Mi sa di sì. Cioè, oddio, non lo so, eh. Forse era il numero tondo e via. Per cos'è l'obiettivo? Ah, le 200 sub qua sotto. Queste sì, queste sì. L'obiettivo è per sapere il prossimo evento della community.
Come Gheddafi, vabbè, un utente ha quel nome, vabbè, dai, che ci devi fare? Bene così. Allora, che bello vedere il sole dopo una bella vittoria, eh? Non è vero? Di nuovo, grazie mille, Igor. Per le 7 sub regalate e il Wither. Il Wither, il Warden che è spawnato e mi ha shottato. Grazie Igor, gentilissimo. Allora, Dark Celebi, Makuyasha, Bestia, Rikinet, Jox, Delgats, Fret, benvenuti, bentornati a tutti. Grazie ancora, Igor. Prossimo evento, apertura del server Roblox. Roblox. Ma guarda, ci avevo pensato, però non lo so. Non me ne intendo tanto di Roblox, quindi... Ah, aspetta, facciamo così. Vabbè, ragazzi, è successo. Intanto io il Wither l'ho ucciso. Non mi ha ucciso neanche Roma con il Water Drop. Quindi direi che sono soddisfatto. Abbiamo fatto la nostra bella kill. Ho fatto la mia bella figura. E adesso possiamo andare avanti e provare a puntare un altro Wither. Non lo so, vedremo. Vedremo. No, Igor è a 188. No, Igor, perché? Perché? Io voglio fare una mod. Canale OnlyFans. Ragazzi, cioè, allora, posso dire una cosa? Sono ancora in front page, quindi la dico in maniera carina. Come dire? Perché no? Con quello che guadagnano, sapere di guadagnare così per mettere qualche foto del membro. Vabbè, sti cazzi. Cazzo me ne frega. Ti svegli la mattina e dici, ah, ti tiri i pantaloni, ah, ok. Dici, oh, che bello, oggi mi faccio 1000 euro. Ah, adesso vado a giocare alla PlayStation. È ancora qui il Warden. Signor Warden, lei si deve leggermente levare dal cazzo. È proprio è questo il discorso. Perché è un problema la situazione, così. Potenzialmente è un bel problema. Quindi, signor Warden, io la invito... con questa tecnica a scialacquarsi dalle balle, sempre con la massima gentilezza possibile. Ho recuperato tutto, vero? Ok, scudo, non avevo recuperato per niente tutto, guarda quanta roba. Via. Dovrei avere più o meno tutto. Il piccone, ce l'ho. Spada. Cibo. E si scappa, si fugge fortissimo. Anzi, prima... Quanto riguarda l'evento ai 200 sub, niente, lo sapremo tra qualche giorno, penso. Quanto tempo? Non vengo da un po'. Molto. Come stai? Ciao Evo. Tutto bene? Sto benissimo. Si va avanti. Allora, in quelle montagne c'è stata una delle nostre basi, tra quelle montagne, e si dà il caso che ci fu anche lo spawn di
qualche bestia poco gradita, mettiamola così. Tra cui un Ender Dragon e due Wither. Cercheremo, nel massimo delle mie possibilità, di eliminare i tre. Eren senpai, ne sarà lieto. Sei pronto ad aprire quasi 200 misteri? Cazzo, è vero, non ci avevo pensato. No. Igor, ora ti dovrò riempire di mystery box. Vabbè, aprire sarà divertente, dai. No, non sono di Roma le 200, saranno di Igor. Vabbè, si farà, dai, che vi devo dire. Come è giusto che sia. Ma perché il letto era spaccato? Cose strane accadono. Bene, 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 bene. Vediamo se c'è ancora l'Ender Dragon, perché non lo sento, non capisco il motivo. Peraltro, se dovessi riuscire a indebolirlo, lui scapperà al centro, quindi non riusciremo ad abbatterlo subito. Eccolo. Diamond, grazie per i 10, mi manca poco un anno, spero ti stia divertendo. Inizialmente no, adesso sì, ti dico la verità, quindi ci sta. Bentornato, grazie per la resub. Stare attento a non tenere troppo l'arco prima che me lo tolgono. Interessante. Power 3 Infinity non è male, eh. Dovremmo poter cacciare il drago molto presto. Eccolo. Eccolo. Se ne va. No, non se ne va. What? Se ne va. Sì, ok. Se ne va a fanculo. Addio, drago. Adesso lo vedete lì caricato, ma in realtà... lui sta andando verso 0-0. Direbbe... grazie per i bit. Porca puttana! Ne sarà lieto. Madonna, che infarto! Farfi! Ecco, vedete, lui scaverà verso 0-0. Quindi tecnicamente, se vogliamo killarlo, dovremo seguirlo. Dove sono i silverfish? Eccoli. Guarda che mi è preso un colpo. Madonna, che mira ciò, ragazzi. Ma cosa sta succedendo? Allora, è arrivato il momento di occuparci dei simpatici Wither. Se vogliamo provare a eliminare questi altri Wither, Withers, dovremmo fare delle cose interessanti. Tipo Melopi. Che poi... esatto. Ma queste signorine qui, guarda che belle. Ma queste carni succulenti, eh? Cold Nightmare, grazie dei 29 mesi. Bentornato. Bene, bene, ci piace la situazione. Su quelle montagne, quelle là, giace il Wither di Zalka. È arrivato il momento di fargli visita, mi sa. Accento British. Esatto, molto British. Oh yes, lo sto già vedendo.
questo Wither non si è affossato a terra, perché è rimasto scarico fuori chunk. E guardalo lì, che se la svolazza, sciallo sulla montagna. Non dobbiamo neanche preoccuparci di cercarlo questa volta, è lì. Il problema è che è un Wither, quindi non canterei vittoria tanto presto. Dobbiamo forse farlo scendere. Sa che conviene. Un po' di saturazione. Eccolo. Mi segua, signor Wither, mi segua. Melina tattica. Questa grotta potrebbe fare il caso nostro? No, questa no. Puoi scendere però, perché siamo un po' troppo in alto. Questa potrebbe essere una buona posizione, intanto. Ok. Finché non scende non riuscirò mai a fightarlo come si deve. Cioè, il Wither che se la svolazza così è imprendibile. Grazie Farfi. E Tora, non grazie Tora. Antigrazie. Esiste una negazione del grazie? Sgrazie. Esatto, sgrazie sembra tipo uno sgrassatore. Wither, devi venire qua a combattere, capito? Lo so che sei il Wither di Zyke, quindi non sei proprio coraggiosissimo, però... Mi mutate Deidavik per 10 minuti, grazie. Questo è stato brutto. Cazzo! Ma cosa? Ma che succede? No, oi, basta! Ma mi scusi! Mi serve la luce, non mi servono loro. Grazie Wither che mi sta illuminando. Grazie mille. Ah, ok, l'ho visto. Qua potrebbe essere un buon po'. Basta ragazzi, tutti insieme. C'è un po' troppa gente per i miei gusti qua, eh. Mettiamo. Smettiamo di rompere il cazzo. Ok, eccolo. Vedo un cazzo, però va bene. Se ne mangio proprio due così tazzi che... No, dai, che palle che sei. Madonna, mi avevi chiesto di time outarlo, Deidavik. Ma mod, ma volete ascoltarmi quando parlo, santo cielo? Dai, hai rovinato tutto il fight, Deidavik. Basta, basta, questa roba pallosissima che verrà tolta nelle versus, ve lo giuro, verrà tolta sta roba qui.
Ecco, ma se n'è andato. Che palle, madonna. Sai che mi rischio il totem, ma voglio farlo scendere. Ok, scende, scende, scende. Scendi, scendi, cazzo. Vai, ora perché è finito l'arco, devo muovermi. Dai, minchia, ragazzi. Ma porca puttana, Tora, ma era morto. Ma ha tolto pure il totem dalle mani, figa. Che palle. Santo cielo. Ma io non lo faccio, io non ci vado più a farlo, cioè. Basta, non ci vado a farlo un'altra volta. Mi rompo anche le palle una certa. Quindi il Wither di Zalker rimarrà lì, non lo facciamo più, mi sa. Fuori dal cazzo. Però devo recuperare le mie cose. Ma cosa ha fatto poi Tora, mo? Cosa ha fatto? Ha fatto il mischione pure lui. E non doveva neanche mescolarmi il totem. Non so perché abbia mescolato il totem. Non dovrebbe accadere sta cosa. Wolf, sta battuta fa cagare, smettila. Ma potete fare i meme sulla guerra? Ma come cazzo state, santo cielo? Ma vi prego. Cioè, va bene tutto, però fare i meme sulla gente che crepa anche no. Siamo su Minecraft qua. Il totem si era attivato? Non l'ho visto se si è attivato. Purtroppo non l'avevo visto. Non so se è questa la roba. Ero troppo concentrato. Non ho visto che si è attivato il coso, mi spiace. Ero sceso qui. Purtroppo fatto questo è impossibile per me. È impossibile che io mo torno e lo batto. Riprenderà tutta la vita. Quindi sapete che c'è? Donazione. Wow, Drin, è uscita una donazione incredibile. Non so se l'avete sentita. Cazzo, ma avete sentito che è arrivata una donazione devastante? No, ma davvero? Grazie mille, Beppino, per la donazione. Wow, che figo. Madò, grazie Beppe, sei gentilissimo. Madò, ce l'abbiamo fatta. Solo grazie a Beppe, ottimo. Bene, ora possiamo tornare alle nostre cose. Perfetto, allora qua moriamo perché tanto questa non la voglio. Ragazzi, cioè non lo faccio di nuovo. Va bene così, siamo a posto. Questo lo spacchi, lo rimetti. E ora mi ricordo perché l'ho spaccato. Perché adesso se mi killa un bel mob posso tornarmene subito allo spawn. Ciao bel mod, grazie Igor. Guardalo subito. Mangiatemi tutto.
Igor dice scam. No, no, è stato Beppe. Beppe, grazie mille per l'aiuto. Ho apprezzato tantissimo Beppe. Ok, siamo tornati dove volevo. Un'altra spada, una Melo P. Ha voglia, ha voglia. Prima però, qua bisogna dormire. E dove è andato il nostro amico drago? Non è qua il nostro amico drago. Beh. Vedremo. Sono le 10 e un quarto. Possiamo riuscire a fare fuori il drago. E poi giocare a Fortnite, in quel senso. È importante trovarlo e risistemarci tutto un'altra volta in tempo. Aia. Torniamo qua. Perché non hai caricato la sua venuta? Cosa vuol dire? Fili, di chi stai parlando? Del signore che fa la sua venuta. Forte con i nuovi mod. No, i nuovi mod. Si arrangiano. Neko, se c'è Neko, se vuole. Gli altri due non credo proprio stasera. Vai a prendere pure il mio. Roma. C'è un piccolo problema, forse, Roma. Grazie per i bits, Eren Senpai, ne sarà lieto. Non ho niente, non me ne frega un cazzo, Dedavic. Dicevo, c'è un piccolo problema. Era proprio sciallo. Il tuo Wither penso che potrebbe essere stato killato da Beppe. Non ne so sicuro. Però pensandoci bene, potrebbe essere che Beppe abbia fatto fuori il tuo Wither. Roma, oggi, cioè, potrò morire 800 volte, ma tu non mi ucciderai. Ok? Ma Nico in live, secondo me ha bigiato il primo giorno da mod. Non c'è. Non c'è. Mi sa che. Ora non scriveteglielo, ma mi sa che. Si passerà alla mod. Io avevo l'Ender Dragon. Ah, ma Roma, il tuo Ender Dragon è andato già da mo', eh. Il tuo Ender Dragon è morto. L'avevamo ucciso subito, ma non ti ricordi? Dai, allora mi serve una barchetta che dobbiamo andare in base. Non è che banniamo Dedavic? Assolutamente, Dedavic è bannabilissimo. Roma, tu avevi spawnato l'Ender Dragon nel magazzino. Dopodiché lo avevamo shottato. Era morto shottato il drago. Grazie per i bits, Eren Senpai, ne sarà lieto. Cos'è che faccio ogni volta che c'è la Versus se ci sono io e che mi manca da morire? Dice Igor. Non lo so, Igor, cos'è che devi fare? Adesso sono qua, non ho niente, sto mangiando il mio sushi, il mio sashimi. Igor, a te piacciono tante cose. Ah, ecco. No, ma io non ho il piccone, come faccio a entrare qui dentro? Igor, non posso manco romperlo. Voglio vedere se per caso si è buggato come l'altra volta. Merda. Allora, ragazzi, dovete avere tanta bella pazienza.
Vi prometto che torneremo e uccideremo anche le capre di Igor. Ma adesso a me servono i materiali per farlo. Quindi andiamo al mio magazzino. Prendiamo i materiali. Torniamo qui e killiamo il coso di Igor. Contenti? Andiamo, dai. Pazienza, incredibile. Igor che scrive appunto, ecco. È giusto, giusto. Norimitsu resterà là. Sta verso sta andando peggio di quando è partita. Ma cosa? Ma non è vero. Ma che stai dicendo? Metterei anche un bro remix per fare atmosfera. Siamo 88 sub per l'obiettivo. Dai raga, qualcuno faccia stare sub. Cioè, non potete essere tutti uniti in questa cazzata. Cioè, una persona che fa una resub e l'hai visto minchia di 88 dalle palle. Sarei tentato a donare. Vai, vai Igor, una va benissimo. Ne fai una e ce lo leviamo. Spook, grazie Spook. Che regala la sub a Maestro Oghi. Benvenuto. Oh, ci siamo levati il problema. Che bello, che goduria. Ah, e vabbè, Igor la tocca pianissimo, come al solito. Grazie ancora Igor, altre 10 sub. E allora, ciaone proprio, Beppe, Alexei, Marsex, Newty, Sigisward, G. Bilato, Felix, Ciallunto, Daniz e Fabio. Benvenuti a tutti e bentornati, chiaramente. Oh, che bello, che bello. E Tora regala una sub? Anche Tora. A Teobalda, grazie Tora. Così mi piacete. Con il supporto quello vero, non quello per farmi impazzire. Allora, dovremmo essere tra l'altro arrivati a 100 sub su 200. Ne mancano 100 all'obiettivo. Direi molto bene. Allora, dove stava la mia basettina, l'ultima? Di qua, mi sa. Non volevo dirlo, ma ci siamo tolti anche 188 di Eagle. Hai ragione. Infatti, mi ha fatto piacere. Ma anche no. 13 mesi. Come va? Tutto bene. Grazie per la resub. Sta per partire l'hype train anche. Se arrivano altre due interazioni ci parte l'hype train. Non so se ci sono ancora emote da droppare, ma vi ricordo come funziona. L'hype train, quando è in corso, a seconda del livello di completamento, droppa a fine treno delle emote che sono di Twitch e che si ottengono tramite il trenino. Quindi se nel caso partisse, magari ci fa qualche emoticon carino. Io penso di averle tutte, logicamente. Igor le ha tutte, giustamente. Allora, tecnicamente devo aggirare sta montagna, penso. Grazie ancora, Tora. Due sub regalati di Tora a Carlo e Anthony. Benvenuti. Serve BL Train? Vabbè, BL Train non lo so.
Dovrebbero mettere Twitch, dovrebbe mettere un bello slot emote per l'hype train, e tipo lo streamer droppa quella emote con il suo treno. Sarebbe carino. Però mancano ancora due interazioni. Rip, mi sa che ne era scaduto un'altra nel mentre. Dai, siamo così arrivati. Io guardate, ieri sera ho abbattuto un enorme drago su Elden Ring e dopo mi sono lanciato nella conquista di un castello. Ma non ho avuto così tante difficoltà come stasera. Dove sono finiti i creeper? Ah, cioè, Tora, tu droppavi le sub per i creeper, neanche per il supporto. Non escono sempre, per fortuna. Se una persona spende 100.000 punti canale, che succede? Che viene scammata questa persona. Ecco la casa. Che bello. Ancora 5, Igor? Ammazza. Grazie di nuovo a Less Than Zero, Temotax, Giacomo, Pio Sbrick e Accattone. Benvenuti. Mi spiace, ma posso solo supportare con i bits oggi, dice Parfine. Ma non ti preoccupare assolutamente. Grazie per i bits. Igor, a cosa stai puntando tu con queste 203 sub mensili? Non capisco quale Grazie per i numero bits, tu voglia Eren Senpai, ne raggiungere. sarà lieto. Oh, finalmente ci possiamo armare come si deve. Tac, fatto. Abbiamo l'archettino. Le frecce, boh. Spada. Ok, questo ci servirà. Questi li piantiamo anche se non sono mai riuscito a fare un giardinetto in tutta la serie. Ci sono le frecce. Ah, eccole, giusto. 64. Perfetto. Piccone. E poi però ci andiamo a prendere altre cose. Un po' di mele. Altre frecce, volendo. C'è questo. Altro piccone con fortuna. No, facciamo efficienza. Spada knockback? Direi di sì. Ascia di diamante? Certo. Si flexa. Qualche diamantino me lo tengo anche, che non si sa mai. Questo lo mettiamo qua. L'arco l'abbiamo. Il pesce da mangiare. Ce lo facciamo andare bene. Ma in realtà possiamo cuocere un po' di carne, direi. Carne che stava qui. Si aspetta un attimo e poi partiremo alla ricerca del drago a questo punto e ci togliamo le caprette come promesso. Che mi raccontate intanto?
Col pagamento delle sub mi dà errore. Lord, non lo so, sei sicuro di avere credito? Sembra un po' strano. È da un po' che non seguo le live. Stai portando Elden Ring? Non lo sto portando, sarò uno dei pochi a non farlo. Me lo sto giocando da solo, Elden Ring. Quando posso. Finora sono riuscito ad accumulare, penso, sulle 14 ore totali. Non so se hai letto i nomi degli starter, ma mi sanno molto di Spagna. La regione è spagnola. Non me li ricordo, però ho fatto un TikTok dove ne parlavo, così per provare. Vediamo com'era, che si chiamavano. In una nuova regione ispirata alla Spagna, questi giochi avranno un vero e proprio open world tutto da esplorare. Ovviamente ci sarà tutta una nuova generazione Pokémon di cui per Ci sono ora delle rane. conosciamo solo i tre starter: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Io Ecco, come sono si chiamano. abbastanza in hype. Fregatito? No, Spirigatito, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Eccoli. Hanno dei nomi spagnoleggianti. È palesemente voluta come cosa. Ci può stare. Con Tyr, dopo questa piccola live che abbiamo fatto il ragionamento sul lato un po' più commerciale della cosa. Perché Dona un soldo al tuo Twitcher, o valle non vedo abbondante. niente? Ma no! Ma ero nell'acqua! Ma che spreco! Che cazzo di spreco! Ma dai! Che palle. Non so se ne ho altre adesso. Vabbè. Vabbè, dai. Cose che capitano. Perché all'inizio non vedevo niente, quindi non capivo dove stavo droppando. Dario, a tradimento l'hai fatta. Appunto, stavo parlando dei Pokémon. E adesso non vi dico più che stavo dicendo, te. Per ripicca non vi parlo più. Ok, andiamo, andiamo. No, dai, stavo dicendo che parlandone abbiamo ragionato su una cosa. Che alla fine fare una regione in Spagna vuol dire che tu in qualche modo stai strizzando l'occhio al popolo spagnolo. Ma non solo. Perché la regione di Pokémon Scarlatto e Violetto non è la Spagna, è la penisola iberica. Quindi c'è anche il Portogallo. Ora, non so quanto ci sia di portoghese all'interno, però ragionavamo sul fatto che Tyr mi ha fatto notare che non c'è la lingua portoghese supportata nei giochi Pokémon, che è abbastanza imbarazzante come cosa. Visto che portoghese è molto parlato nel mondo. E quindi magari potrebbero approfittarne per metterla. Ma l'altro fatto è che la lingua spagnola è diffusissima, è una delle lingue più parlate al mondo. Perché oltre alla Spagna, chiaramente Sud America, Messico, Stati Uniti stessi, negli Stati Uniti lo spagnolo è una lingua. Non so da quanti ne par la parlino, ma è molto diffusa. E quindi strizzare l'occhio verso la Spagna è una bella mossa di Game Freak. Perché basta mettere qualche nome spagnoleggiante che stai comunque facendo piacere a una fetta immensa di pubblico. Ecco, Marcus oggi ci ha detto di essere brasiliano, giusto? Il portoghese nei giochi Pokémon finora pare che non ci fosse. L'Italia se la giocheranno, boh, chissà, a sto punto. Se la vediamo da questo punto di vista, l'Italia è bella e tutto, è amata, però poco altro. I mulini di Don Quixote? Sarebbe carino.
Quale sarebbe la persona alla quale si fida di più? Persone intese come utenti della chat? Cioè, io quale, di che utente della chat mi fido di più? È difficile, non lo so. Ma no, Roma! No, Roma, Irenone, no, ti prego. Leo, grazie per i 13 mesi, bentornato. E niente, Roma ci ha messo Irenone. Io devo spaccare le capre, come faccio, ma? Però andiamo più velocemente. Dei mod? Dipende, dipende, non lo so. I mod sono un po' pazzerelli. Intanto Roma scrive Irenone nella donazione. Gli stream elements. No, ogni tanto si bugga. C'è stata una sera dove ci ha mollati Stream Elements. Come faccio a uccidere le capre, ma? Ancora! Ma Igor! Ma ragazzi, ma Igor, io non posso più rompere le capre. Cioè, ti rendi conto del danno incredibile? E qua ci sono le capre che fanno tutti i loro bro. Non posso entrare. Mo sono gigantesco. Oh no, mo punteranno al record. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Irenone ancora più enorme, dice Igor. E Roma a sto punto. No, ragazzi. Basta, raga. Non esagerate perché ve lo dico, crasha il gioco. Se esageriamo, è la fine di tutto. Allora, dov'è 00 che cerchiamo sto drago? Di qua. Aia, che cazzo è? Dai, ho preso un pesce palla! Ma porca troia, sono così grande che ho preso il pesce palla. Ma ti pare normale una cosa così? Eh no, è in acqua 00. No, raga, io non so dove è finito il drago, ma. Ah, ma vuoi vedere che è rimasto là, che non ha caricato i chunk? Vabbè, oh, raga, va bene. Tutto sommato va bene. Almeno siamo veloci a spostarci. Dai, va bene così. Te. Va, che cazzo di velocità che raggiungiamo. Siamo già arrivati all'altra base. Allora, il drago aveva scavato il tunnel qui. Per andare verso 00. Quindi a rigor di logica. Eccolo. Cioè, lo sto raggiungendo. È clamorosa sta cosa. Ma che loser! Lo posso picchiare mentre va al centro. Ma dai! È al centro, è arrivato. Ok, non sei più un loser adesso. Quindi lui si mette qui e si comporta come se questo fosse il suo nido. Perché lui non ha lo spawn come nell'end e quindi va a 0-0 pensando che sia il suo posto. Voglio che voi ricordiate per sempre sta scena, ragazzi. Io che picchio il drago, ma sono gigante. Sembra che stia maltrattando un giocattolo in questo momento. E piove, peraltro, quindi c'è anche l'atmosfera ipica. E si gode! E se ne va anche il drago! Easy! E lei però esplodi, è fatta, è fatta. Pioggia l'esperienza. Yes. Madò, che bellezza. Che bellezza. Bene, raga. Allora, adesso mi è venuta una piccola idea pazza.
Sì, cazzo. Sì, bro, certo. Che fastidio essere così alti, madonna. Non c'è una pozza di lava un po' più vicina? Ipervicina, cioè, in realtà può essere anche qua, per dire, però. Vabbè, niente, usiamo l'altra. Può entrare nella barca, ma guarda, non lo so sinceramente. Sì, tranquilli, tranquilli. Fate pure tutti i vostri bro. Ancora per poco. Grazie per i bits. Top number one. Grazie, Farfi. Io adoro le capre. Mi fanno ridere un botto. Sì, però ce ne dobbiamo liberare perché sono un po' moleste. Non è male tornare piccolo. Sì, morendo. Sarebbe un po' un peccato, però, in questo momento. Grazie, Nox. Buonasera. Grazie per i 29. Non possono sopravvivere se gli metto la lava ovunque, no? Eccole. Vorrei tipo riuscire ad abbassare il più possibile per guardare dentro. Però, cioè, sono così largo che devo spaccare 3000 blocchi per scendere di uno. Vabbè. Io non li sento più, eh? Non li sento più, aspetta. Forse ce l'abbiamo fatta. Quanto sono alto al momento? Credo di essere alto... beh, oddio, se ogni volta mi raddoppia l'altezza... All'inizio ero circa 4 blocchi, poi circa 8, adesso sono circa 16, teoricamente. Diventa un problema, più si va avanti, più divento gigante. Il fatto è che se divento troppo grande, poi lagga. Sì, raga, le ho uccise tutte. Modestamente... Sono stato abbastanza furbo. Va bene, ragazzi. Sono le 10:40. Io direi che ci potremmo quasi fermare, ma non prima di aver fatto un bel giretto correndo. Perché potrebbe essere molto divertente. E andiamo anche a vedere le varie... basi a sto punto. Abbiamo già visto tutte le basi della serie, tranne una che fu tipo la seconda. O la prima, in realtà. C'è la mia nave. Andate di portalino qua. Che non posso rompere, apparentemente. Questa fu distrutta male, purtroppo. Ma è bellissimo salire le montagne così, comunque. Cioè, se mi fate un hangover adesso, sarei tipo, vabbè, sti cazzi, torno a casa in un lampo. Nel Nether? Non posso entrare nel Nether, mi sa. Forse dalla nave potevo, effettivamente. Ed eccoci qui.
Ragazzi, non puoi uscire? Sì, non potrei uscire, quindi forse non è il caso. Io direi che la nostra serata può finire qui. Arrivati a questo punto, non so cosa fare della versus. Perché, grazie Jank, che si è convertito a livello 1. Perché siamo arrivati in un momento dove ho concluso l'obiettivo principale e ho tolto i vari mob spawnati. Quindi ho fatto i compiti in un modo o nell'altro. Devo capire quale sarà la direzione della serie, se dargli un nuovo obiettivo o seppure proporre una nuova versus direttamente. Ci devo pensare un attimo. Possiamo aggiungere delle mod? In realtà possiamo fare tantissime cose. Devo solo decidermi. È stata una serata bella intensa questa. Idee per la prossima versus? No. No. Idee particolari no in questo momento. Roma, perché? Perché Roma? Ora sono alto un po' troppo. 32 blocchi. Cazzo. Dormi? Sì, mi fa mangiare. Non mi fa mangiare. Ma che cazzo? Ah no, sono pieno, ok. La barca posso entrarci? Raga, sono nella barca. Oh mio Dio! No, vabbè! Sono nel... È la barca più piccola del mondo! Cioè, non proprio, però, nel senso... ok, molto, molto bello. Direi IBL Clip in questo caso. Bellissima questa barchetta. Proviamo a dormire. Dormiamo in F5 a questo punto, eh. Ah, ci sono i mostri. Ma scusami. Tanto cielo. Sono anche abbastanza OP. Ma allora, sti mostri di merda, dove sono ancora? Voi rompete. Sono effettivamente più forte, eh? Ma anche la freccia è gigante. Ma che cazzo? Madonna, non lo sapevo! Che figata! Sembra che sto lanciando dei pilastri. Fighissimo. Muori tu? Mi sa che le frecce sono più OP. Ma non il resto. E sono spawnati ancora. Ragazzi, facciamo un attimo una cosa, dai, per il meme. Se no non mi faranno dormire mai. Ah, il letto è troppo lontano, giusto. Non posso dormire. Non posso dormire, ragazzi. Cazzo, peccato. Questo è un gran bel peccato. Tanto Roma aveva scritto nella donazione che carino che sei, grazie, sono bellissimo. Ora, capite perché diventa un problema di lag? Perché essendo così grande, comunque, sono molto veloce e mi carica diversi chunk. Ma se diventi troppo alto, diventi così lontano da terra che è un po' problematica la cosa. Sì, forse per arrivare al crash del mondo ne manca ancora tanto. Però, fai un pillar, e il pillar sarebbe sempre di un blocco. Non sento neanche i suoni dei passi, cioè talmente sono alto. Guarda, se saltiamo, riesco, tipo, con un balzo faccio un bioma intero. Tra un po'. È questo che si prova a subire la rumbling. Cadendo dalla montagna hai perso mezzo cuore. Eh sì, è una figata.
È una gran figata. Però ad avvicinare a te il letto, questo ha senso. Aspetta, torniamo in base. Tanto ci vuole un attimo. Eccoci qua. Allora, mi serve una bella parete ripida, tipo così. Io credo che siamo comunque troppo lontani, sì. Come si fa? I mob non mi possono fare male, apparentemente. Non so se notate. Mi sta attaccando un sacco di gente, ma non riescono a tangermi. Tutto ciò è fantastico. Cazzo. Allora. Ok, questa anche è bella inaspettata. Proviamo a fare il pillar. I suoni sono tornati, che bello. Perché sto facendo questa cosa? Ricordatemi un attimo che cosa sta succedendo in tutto ciò. Allora. Va bene lo stesso, va benissimo. Sono pronto. No, no, cazzo. No, ma perché? Non sono così lontano. No, non ci devo salire sopra. Guarda che palle che siete! Ma quanti sono? Non muoiono, si accumulano all'infinito. Maledetti. Perché mi tolgo il fuoco? Niente, raga, non posso farlo, non posso dormire. Non sono più in grado di dormire, apparentemente. Forse se fossi... Ma porca puttana, come rompono. Vabbè, senti. Ecco. Se io fossi sotto... No. No, mi sa proprio di no, ragazzi. Non si può dormire. Ragazzi, ci abbiamo provato, ma non è cosa, apparentemente. Rip, non si dorme. Va bene, ragazzi, direi che con questo bel esperimento possiamo finalmente chiudere. È stato molto divertente. Quindi, adesso, bello questo pollo gigante. Ci sono delle cose che non avrei mai detto come effetto collaterale. Stavo dicendo, andiamo a fare Twitch spawn. Stop. E prima di chiudere definitivamente è arrivato il momento di regolare i conti e di ragionare sul fatto che
che se dovesse essere finita qui, non ho deciso. Non avete mai visto il bombardamento incendiario? Meno male. Non avete mai visto la bomba H? Cazzo. E la sentenza divina? Quelle cose lì pesano. Ma il fatto di non aver visto mai la bomba H, e non ve la farò vedere, me la terrò da parte, quello pesa un po' di più. Quello pesa, sì. Pesa un sacco. Va bene. Allora, come faccio a mettere il top donator adesso, pensandoci bene? Tanto game mod. Caduta di stile per gli anti-Blaze? No, vabbè, dai. Siete divertiti con altre cose. Devo prendere la statuetta di Dark. No, non è Dark. Aspetta, non è più Dark, è Roma. Quindi prendiamo di nuovo Roma e lo piazziamo qua. E signori, tra l'altro Roma ha cambiato skin. Ecco qui i nostri top donator delle 12 puntate della Versus. Dai, riattivalo che la faccio. Roma, ti piacerebbe. Ma, oddio, ma se lancio questo, no? È tipo, è gigante. Se io lanciandolo spono un pulcino. Oh mio Dio! Non lo sapevo! Ma che stai dicendo? Ma che figo! Ci sono i mob giganti! Ma io non sapevo sta cosa! No, raga, è la fine. Cioè, io posso fare. Se è fattibile, posso fare tipo spawn a creeper di 100 metri. Non lo sapevo, ma che figata! Pensavo fosse solo umana sta cosa. Vabbè, niente, ci penserò.